Dove oceano e terra si incontrano, nasce un regno figlio della luna e delle maree. Due volte al giorno, la luna influisce su un paesaggio instabile, fatto di acqua, fango, paludi e sabbia. Qui, la semplice sopravvivenza sembra una sfida impossibile. Ma questo è un mondo abitato da creature belle e bizzarre. A prima vista, questo luogo può sembrarci familiare. Ma un esame più approfondito rivela un mondo costiero completamente sconosciuto. In gran parte, le spiagge della costa atlantica del Nord America sono isole tra l'oceano e le paludi. Queste sottili strisce di sabbia sono delle fragili barriere contro la forza delle onde. Passandoci casualmente, non si percepisce la incredibile bellezza di questo regno. In queste particolari isole, la marea ha creato un ambiente paludoso unico al mondo. La marea, salendo, circonda queste minuscole isole sabbiose, penetrando in un paesaggio fatto di fango e di erba, una fertile distesa di paludi salmastre. Due volte al giorno la marea sale e scende. Da pianura fangosa a acqua bassa e ancora pianura fangosa, un mondo in continuo mutamento. La vita in questo particolare ambiente sembra non sottostare alle leggi della natura. Qui nulla obbedisce alle regole da noi conosciute. Quello che adesso sembra un campo di limo e alghe, in realtà è un'immensa città, abitata da milioni di creature che vivono in torri, montagnole e misteriosi cunicoli. Tutti in attesa dell'acqua salata, portatrice di vita. Come l'aurora, la marea crescente risveglia il fango. Nel resto del mondo, le creature cercano ciò di cui hanno bisogno. Qui invece, il segreto per ottenerlo è restare nascosti, calmi, e aspettare che le acque ti servano. Tutto ciò di cui hanno bisogno, ossigeno, cibo e a volte addirittura il sesso, arriva con la marea. Dal fondo della sua tana, un verme terebellide si avventura alla ricerca del cibo. Le sue strane appendici si srotolano e riarrotolano attorno a un cumulo di limo. Come nastri trasportatori, i tentacoli trascinano nella tana una grande quantità di sostanze.
Dentro la tana, il verme seleziona il cibo e butta via gli scarti. La diva degli abissi è il verme piumato. Abili costruttori, questi vermi hanno colonizzato il fondo fangoso, costruendo elaborate gallerie, forti abbastanza da resistere alle correnti. Ma le rifiniture e i ritocchi non finiscono mai. Se non sono impegnati in casa, si occupano del giardino. Quando la lattuga marina gli scivola davanti, il verme la afferra e la sistema sulla sua torre. Nelle acque poco profonde del giardino, le alghe crescono rigogliose e rappresentano un facile pasto a portata di mano. Simile a un porcospino di mare, l'irsuta Oluturia si prepara per andare al lavoro. In questa ripresa accelerata si può vedere in pochi secondi quello che l'Oluturia riesce a fare in parecchie ore. Una volta sotto la sabbia, l'Oluturia comincia lo spettacolo. Utilizza la sua foresta di tentacoli per filtrare il cibo portato dalla marea. Uno alla volta, i tentacoli vengono succhiati e ripuliti, per poi tornare al loro lavoro. Ma al minimo segno di pericolo, l'Oluturia è pronta a nascondersi. Pochissime creature sono a loro agio nel fango come questi molluschi. Costituiti da un guscio, uno stomaco, un piede e organi riproduttivi, i molluschi sono fra gli organismi più numerosi di questi fondali. Niente male per una creatura priva di cervello. Non avere cervello costituisce un vantaggio per loro. Sono incuranti dei pericoli e vivono tranquilli, immobilizzati nel fango. Un invito per qualunque creatura in grado di rompere il loro resistente guscio, come queste razze affamate. Con le sue robuste pinne e il suo strano muso, la razza è una vera campionessa nella caccia ai molluschi.
Quando la primavera riscalda le acque paludose, le razze si spostano dove la caccia al mollusco è più facile. Durante la caccia, le razze sono spesso accompagnate. Questo giovane cobia non è in grado di rompere o scalfire il guscio dei molluschi e allora resta vicino alle razze cercando di rubare qualcosa. Avendo avvistato un altro potenziale pasto, il cobia affianca la razza. Appena trovato un mollusco, la razza con un morso rompe il guscio ed espelle i pezzi attraverso le branchie. Vivere vicino alle razze è una garanzia. Il cobia, da adulto, tornerà al mare e raggiungerà anche 1,80 m di lunghezza. Un'altra razza si unisce alla caccia. Spesso mina il territorio facendo zampillare l'acqua sul fondo. La festa è finita. E il cobia, sempre affamato, si mette dietro alla razza, rubando pezzetti di mollusco direttamente dalla bocca del suo ospite. Ai margini dell'oceano vive un mollusco completamente a suo agio nelle forti correnti. La tellina, dai colori vivaci, si sposta con la marea rimanendo sempre lungo la costa. Veloci scavatori, questi piccoli molluschi resistono alle onde più violente. Ma non sono i soli a vivere qui. La sabbia è un ottimo terreno di caccia per molti piovanelli tridattili. Chiunque abbia mai tentato di aprire un mollusco vivo invidierà l'abilità di questa beccaccia di mare. Come un abile cuoco, la beccaccia di mare tagliuzza i muscoli che tengono chiuso il guscio dei molluschi per poi assaporare il cibo. Questo paesaggio acquitrinoso non sembra il luogo più adatto alla nidificazione. Ma questi sono uccelli robusti che non seguono le regole di chi vive sulla terraferma. Non volano sugli alberi e non cantano, ma si uniscono in colonie molto popolose. Ogni luogo al di sopra dell'alta marea è prezioso e vale la pena battersi per esso. Ha ha ha!
Come i loro vicini che vivono sott'acqua, anche gli uccelli devono trovare il modo per resistere in una terra governata dalle maree. Per alcuni, come il gabbiano testa nera o la sterna di Forster, la casa non è altro che un cumulo di erba. Una grande spiaggia può sembrare un luogo difficile da proteggere, poco adatto per crescere i piccoli. Tuttavia, le sterne reali si riuniscono qui in grandi colonie, composte anche da 10.000 nidi. Per le uova è sufficiente una piccola cavità nella sabbia. Questo è un terreno pericoloso. Se la marea minacciasse di alzarsi troppo o se un intruso si avvicinasse all'isola, l'intera colonia dovrebbe abbandonare i nidi. Ma il rischio è ben calcolato. Nessun predatore della terraferma sfiderebbe le insidiose correnti, il fango e le maree per un pasto come le uova calde. Questo è uno degli ecosistemi naturali più ricchi e produttivi di tutto il mondo. Le paludi salmastre offrono cibo in abbondanza per tutte le creature che ci vivono. L'elemento principale in questi acquitrini è l'erba, una spessa erba verde chiamata spartina. Si è sviluppata qui, alla frontiera con l'oceano, e come una pioniera è fiorita laddove nessun'altra pianta ci sarebbe riuscita. Assorbe più energia solare di qualunque altro vegetale e ogni ettaro produce tonnellate di materia organica. Le particelle dell'erba in decomposizione trasformano le acque paludose in una ricca sostanza. Qui vivono bizzarri animali che devono solo cercare di conquistare la propria parte di bottino. Uno dei più strani è questo organismo coloniale. Esseri chiamati zooidi si sono uniti per creare delle colonie sotto un comune manto arancione, una sorta di tunica. Dividono anche delle aperture per ingurgitare il plancton. In un mondo in cui è difficile trovare la stabilità, i gusci delle ostriche sono più preziosi delle perle. Questi molluschi sono i migliori costruttori di questo regno, sebbene a prima vista sembra non facciano altro che mangiare ed espellere scorie. Quando una nuova generazione di ostriche si attacca alla precedente, forma una specie di condominio dove un'intera corte stabilisce la propria residenza sottomarina. Una lumaca di mare gialla striscia tra le spugne che crescono sulle conchiglie. Ma non tutti gli ospiti sono così buoni. Assassina lenta ma efficace, una stella marina stringe mortalmente il padrone di casa. La stella spinge il suo stomaco dentro il guscio dell'ostrica e la digerisce. Ma i gusci restano e diventano la casa o il nascondiglio di molte creature.
Una bavosa striata, al sicuro dentro un guscio di ostrica, sfrutta con sapienza il travestimento e il colore. Un pesce padella, che deve il suo nome alla testa tonda e piatta, si attacca alla barriera grazie a un grosso disco aspirante posto sulla pancia. Questo pesce padella maschio fa la guardia al nido in cui sono state deposte le uova. Quando saranno pronte per schiudersi, il padre le scuoterà vigorosamente con la coda per aiutare i piccoli a tirare fuori la grossa testa. Una volta fuori del nido, questi minuscoli pesci, poco più grandi di un punto, restano soli in balia della corrente come plancton. Altri strani animali nascono in questo regno sottomarino. Lumache grandi quanto una palla da gioco, con un guscio interno. Sono le aplisie e cercano un posto dove ancorare le proprie uova. Pur essendo animali ermafroditi, dotati di organi sessuali sia maschili che femminili, le aplisie cercano un compagno. In una sola stagione, un'aplisia può deporre 1 milione di uova. Dopo qualche giorno, le larve cominciano ad agitarsi nel loro uovo. Presto le uova si schiuderanno e i piccoli, chiamati veligers, nuoteranno tra le correnti. Le acque della palude offrono il nutrimento necessario per queste giovani creature. Vede nascere un'infinità di creature e offre loro la mobilità. Ma la maggior parte degli abitanti di queste paludi trascorre tutta la vita nello stesso posto. La prole può diffondere i suoi geni nella corrente. Queste maree, che aiutano alcune creature, possono danneggiarne altre. Sferzata da forti venti, regolata dalla luna, l'alta marea può distruggere le colonie di uccelli che nidificano in questo territorio. A volte la terra può essere ricoperta quasi completamente dalle acque e gli uccelli si affollano nelle minuscole zone restanti. Thank you.
quando ciò avviene, solo le paludi sono a malapena protette dalla terribile furia delle onde. Per molti uccelli, l'alta marea è una vera catastrofe. Dovranno ricominciare tutto da zero. Ma l'alta marea non dura per sempre. Neanche la marea può fermare il tempo. L'acqua si ritira e il fango riappare. E con lui le creature della bassa marea. Un singolo ettaro di ricco fango bagnato può ospitare fino a 2 milioni di uche. Raccolgono sedimenti selezionando il cibo nella loro bocca. La femmina usa continuamente entrambe le chele per mangiare, mentre il maschio agita la sua chela molto più grossa. Essa è chiamata violino e serve a far colpo sulle femmine e a intimorire i rivali. Quando gli abitanti della palude sono così numerosi, il violino e le relazioni amorose non bastano a tenere a bada i predatori, come le pittime americane. Ingoiare un'uca sembra molto più difficile che catturarla. Questo gabbiano adotta un'altra tattica, l'attacco aereo. Ma la saporita uca non è destinata a diventare il suo pranzo. A casa, nei sicuri nidi robusti e ben protetti, la maggior parte dei piccoli gabbiani ha resistito alle intemperie e alla marea. Per colazione, una specialità della palude: granchi freschi coperti da muco per facilitare i piccoli. Quando la marea comincia inesorabilmente a salire, le uche portano nelle tane palle di fango. Uno spuntino nell'attesa che la marea salga? O solo un tappo per la porta d'ingresso? Alcuni granchi non trovano più la strada per la loro tana, un errore potenzialmente mortale. Un'uca fortunata trova una tana vuota, ma i suoi guai non sono ancora finiti.
deve aspettare una corrente d'aria prima di potersi immergere ed essere al sicuro. Mentre la marea sale, le ostriche si aprono e cominciano a mangiare. Per una beccaccia di mare, questo è il momento migliore. Su un'altura sabbiosa, nelle vicinanze, un uccello maschio cerca le tracce dei suoi piccoli. Una loro particolarità è spingere i piccoli fuori dal nido subito dopo la nascita. Le lunghe zampe offrono la possibilità di raggiungere dei luoghi alti, al riparo dalla marea. Affamati, i più giovani sono sempre pronti a agguantare i molluschi in arrivo, consapevoli del fatto che anche i loro piccoli hanno le zampe lunghe. La marea ha ricoperto la spiaggia, portando con sé centinaia di giovani visitatori affamati che trovano immediatamente il lussureggiante giardino del verme piumato, il luogo ideale per un branco di giovani cefali. Qui, nelle acque poco profonde, sono al riparo dai grandi pesci, ma non dagli attacchi aerei. Coraggioso aviatore, il rincope caccia nelle acque fangose servendosi del tatto. Con il suo lungo becco può perlustrare la superficie e appena tocca un pesce, i suoi muscoli come molle lo catturano. Questo tipo di pesca non garantisce sempre il pasto all'intera famiglia. I piccoli ingoiano il loro pasto in un boccone e quindi hanno bisogno di pesci piccoli. Quando la preda è troppo grossa per loro, uno dei genitori deve cercare qualcos'altro. Anche i pesci delle giuste dimensioni non sono facili da ingoiare la prima volta. Riuscire a far mangiare un giovane rincope può richiedere una grande perseveranza. Nei primi giorni di vita, i piccoli possono morire di fame se i loro genitori non hanno esperienza e non riescono a nutrirli. Ma questa coppia non vuole arrendersi. Il pesce va bene. E il piccolo è pronto. Si tratta solo di trovare il ritmo giusto. Nell'acqua, altri piccoli, dotati di pinne invece che di piume, si arrangiano da soli.
Questo scheletrico gamberetto sembra proprio il pasto adatto per un pesce palla, ma le sue sei zampe adunche lo aiutano a fuggire. Un minuscolo baliste sembra più determinato. Pesce istrice striato segue le sue particolari regole. Più lento e meno agile degli altri predatori, ha degli occhi enormi che gli consentono di individuare le prede nelle acque torbide, mentre una sorta di propulsione a getto lo aiuta a nuotare nella corrente. Per un cacciatore, agire furtivamente può essere importante quanto la velocità. La lunga coda muscolosa aiuta questo insolito predatore a restare immobile. La strana forma di questo pesce e la sua calma lo aiutano a mimetizzarsi agli occhi degli incauti gamberetti. I cavallucci marini rigati sono numerosissimi negli ondeggianti campi di alghe, come i loro parenti più prossimi, i pesci ago. Lunghi e flessuosi, i pesci ago sono simili all'erba dove si nascondono. Il travestimento e l'inganno trasformano l'acqua in una mortale galleria degli specchi. Una giovane sogliola scivola non vista, come fosse sabbia. Essere piatti ha la sua importanza, sia che si tratti di pesci orizzontali che verticali. Estremamente sottili, con enormi occhi sporgenti, i pesci piatto sono molto particolari e le loro vittime riescono raramente a cavarsela. Fendono le acque come coltelli di vetro e attaccano a grande velocità. La caccia è finita prima ancora che la preda si sia accorta di niente. Resasi conto del pericolo appena in tempo, una fortunata gambusia si nasconde dietro l'erba fin quando riuscirà a trovare una via di scampo. Ma un altro paio di occhi osservano di nascosto. Un pesce lucertola si nasconde sotto la sabbia fino a che un pesce ignaro del pericolo gli passa sopra. Pesce prete utilizza la sua strategia fino all'estremo.
Trascorre infatti tutta la vita nascosto sotto la sabbia, un'enorme bocca che aspetta solo di mangiare. Per un pesce, restare in superficie potrebbe sembrare una cosa saggia, ma nessun luogo è veramente sicuro. I nidi di sterne della colonia di Forster, sopravvissuti alla marea, sono adesso pieni di cuccioli molto esigenti. Nella colonia di sterne reali, i piccoli vivono in una specie di nido di infanzia. Uccelli guardiani restano a sorvegliarli mentre i genitori sono a pesca. Persino nella confusione della colonia, ogni piccolo riconosce il verso dei genitori. E i genitori riconoscono i propri piccoli tra quelli che popolano il nido. Riescono così a infilare velocemente il pesce nel becco, evitando che qualcuno lo rubi. Nella colonia, però, ci sono anche delle sterne che non hanno una famiglia e vagano mostrando le loro prede ai piccoli e ai loro genitori. Spesso tutto ciò genera battaglie e furti di pesce. A metà dell'estate, nell'acqua regna lo stesso caos che c'è nella colonia di sterne. Grazie al calore del sole, il plancton e le prede per tutti i possibili cacciatori sono abbondanti. I calamari e le aguglie trovano quello di cui hanno bisogno. Il plancton da solo basta a nutrire miliardi di clupeidi. Tra i pesci più diffusi lungo la costa atlantica, i clupeidi arricchiscono l'industria peschiera e non è raro che in una volta sola vengano pescati a milioni. L'abbondanza di vita nelle acque salmastre attrae inevitabilmente l'attenzione dei predatori che provengono dagli abissi oceanici. Uno dei più voraci è il pesce blu. Anche se hanno avuto la loro razione di cibo, i pesci blu continuano a uccidere per il semplice gusto di farlo, accanendosi anche sulla loro prole. Gli squali e gli altri carnivori trovano pane per i loro denti. In un lampo è tutto finito e il branco di pesci blu
si dirige verso la prossima vittima. I pesci che sfuggono a un cacciatore potrebbero cadere vittime di un altro. Staccando con un morso il duro becco di un'aguglia, il rincope prepara il pranzo per i suoi piccoli. I rincopi sono degli ottimi genitori e oggi sfamare la prole è diventato anche più facile. Gli adulti si limitano a far cadere il cibo sulla sabbia e i piccoli lo raccolgono. Le giovani beccacce di mare e i loro genitori si aggirano in cerca di prede. Resteranno insieme per un anno, imparando la difficile tecnica per aprire i molluschi. Mentre si avvicina la fine dell'estate, la folta spartina è cresciuta molto e ha raggiunto l'altezza di 1,80 m. Le maree e il sole hanno favorito la crescita dell'erba e assicurato la continuazione del ciclo anche per l'anno prossimo. Ma su queste terre umide non ci sono mandrie di bisonti o di antilopi che divorano l'erba. Prima che la spartina si trasformi in cibo per gli abitanti della palude, i suoi steli devono essere abbattuti durante i tristi giorni autunnali e invernali. Il periodo più duro per le coste, le isole e le paludi salmastre è quando gli uragani e i venti del nord-est si abbattono su di loro. Anno dopo anno, i terribili temporali sconvolgono e devastano spiaggia, dune e anche le isole stesse. Questa è l'erosione ed è una forma di distruzione. Per milioni di anni, le strisce di sabbia e le paludi stesse si sono spostate continuamente a est e a ovest, seguendo le variazioni del livello del mare. Le isole non vengono erose, ma si spostano, malgrado si cerchi di proteggerle. Si sono spesi milioni per cercare di civilizzare, regolare e stabilizzare queste isole. Sono state dragate e drenate più di un terzo delle paludi salmastre, cercando di trasformarle in terre e canali utili all'uomo. Il confine fra mare e terra è una calamita per gli esseri umani, per le creature della costa e delle paludi salmastre. L'uomo è stato sempre attratto dalle spiagge e subisce il fascino del sole, della luna e delle maree. Tuttavia, in questo mondo misterioso e mutevole, gli uomini possono essere solo dei visitatori. Questi luoghi non potranno mai essere soggiogati dall'uomo. Sono di proprietà di altri esseri. Spetta quindi a noi comprendere il loro mondo e la particolarità delle loro vite. Le vite di queste fantastiche creature delle paludi. Thank you.
riuscirà a trovare una via di scampo. Ma un altro paio di occhi osservano di nascosto. Un pesce lucertola si nasconde sotto la sabbia fino a che un pesce ignaro del pericolo gli passa sopra. Il pesce prete utilizza la sua strategia fino all'estremo. Trascorre infatti tutta la vita nascosto sotto la sabbia, un'enorme bocca che aspetta solo di mangiare. Per un pesce, restare in superficie potrebbe sembrare una cosa saggia, ma nessun luogo è veramente sicuro. I nidi di sterne della colonia di Forster, sopravvissuti alla marea, sono adesso pieni di cuccioli molto esigenti. Nella colonia di sterne reali, i piccoli vivono in una specie di nido di infanzia. Uccelli guardiani restano a sorvegliarli mentre i genitori sono a pesca. Persino nella confusione della colonia, ogni piccolo riconosce il verso dei genitori. E i genitori riconoscono i propri piccoli tra quelli che popolano il nido. Riescono così a infilare velocemente il pesce nel becco, evitando che qualcuno lo rubi. La festa è finita. E il cobia, sempre affamato, si mette dietro alla razza, rubando pezzetti di mollusco direttamente dalla bocca del suo ospite. Ai margini dell'oceano vive un mollusco completamente a suo agio nelle forti correnti. La tellina, dai colori vivaci, si sposta con la marea, rimanendo sempre lungo la costa. Veloci scavatori, questi piccoli molluschi resistono alle onde più violente. Ma non sono i soli a vivere qui. La sabbia è un ottimo terreno di caccia per molti piovanelli tridattili. Chiunque abbia mai tentato di aprire un mollusco vivo invidierà l'abilità di questa beccaccia di mare. Come un abile cuoco, la beccaccia di mare tagliuzza i muscoli che tengono chiuso il guscio dei molluschi per poi assaporare il cibo.
Questo paesaggio acquitrinoso non sembra il luogo più adatto alla nidificazione. Ma questi sono uccelli robusti che non seguono le regole di chi vive sulla terraferma. Non volano sugli alberi e non cantano, ma si uniscono in colonie molto popolose. Ogni luogo al di sopra dell'alta marea è prezioso e vale la pena battersi per esso. A prima vista, questo luogo può sembrarci familiare. Ma un esame più approfondito rivela un mondo costiero completamente sconosciuto. In gran parte, le spiagge della costa atlantica del Nord America sono isole tra l'oceano e le paludi. Queste sottili strisce di sabbia sono delle fragili barriere contro la forza delle onde. Passandoci casualmente, non si percepisce la incredibile bellezza di questo regno. In queste particolari isole, la marea ha creato un ambiente paludoso unico al mondo. La marea, salendo, circonda queste minuscole isole sabbiose, penetrando in un paesaggio fatto di fango e di erba, una fertile distesa di paludi salmastre. Due volte al giorno la marea sale e scende. Da pianura fangosa a acqua bassa e ancora pianura fangosa, un mondo in continuo mutamento. La vita in questo particolare ambiente sembra non sottostare alle leggi della natura. Qui nulla obbedisce alle regole da noi conosciute. Quello che adesso sembra un campo di limo e alghe, in realtà è un'immensa città, abitata da milioni di creature che vivono in torri, montagnole e misteriosi cunicoli. Tutti in attesa dell'acqua salata, portatrice di vita. Come l'aurora, la marea crescente risveglia il fango. Nel resto del mondo, le creature cercano ciò di cui hanno bisogno. Qui, invece, il segreto per ottenerlo è restare nascosti, calmi, e aspettare che le acque ti servano. Tutto ciò di cui hanno bisogno, ossigeno, cibo e a volte addirittura il sesso, arriva con la marea. La ferma sfiderebbe le insidiose correnti, il fango e le maree per un pasto come le uova calde. Questo è uno degli ecosistemi naturali più ricchi e produttivi di tutto il mondo. Le paludi salmastre offrono cibo in abbondanza per tutte le creature che ci vivono. L'elemento principale in questi acquitrini è l'erba, una spessa erba verde chiamata spartina. Si è sviluppata qui, alla frontiera con l'oceano, e come una pioniera è fiorita laddove nessun'altra pianta ci sarebbe riuscita. Assorbe più energia solare di qualunque altro vegetale e ogni ettaro produce tonnellate di materia organica. Le particelle dell'erba in decomposizione trasformano le acque paludose in una ricca sostanza. Thank you.
vivono bizzarri animali che devono solo cercare di conquistare la propria parte di bottino. Uno dei più strani è questo organismo coloniale. Esseri chiamati zooidi si sono uniti per creare delle colonie sotto un comune manto arancione, una sorta di tunica. Dividono anche delle aperture per ingurgitare il plancton. In un mondo in cui è difficile trovare la stabilità, i gusci delle ostriche sono più preziosi delle perle. Questi molluschi sono i migliori costruttori di questo regno, sebbene a prima vista sembra non facciano altro che mangiare ed espellere scorie. Quando una nuova generazione di ostriche si attacca alla precedente, forma una specie di condominio dove un'intera corte stabilisce la propria residenza sottomarina. Una lumaca di mare gialla striscia tra le spugne che crescono sulle conchiglie. Ma non tutti gli ospiti sono così buoni. Assassina lenta ma efficace, una stella marina stringe mortalmente il padrone. L'Oluturia utilizza la sua foresta di tentacoli per filtrare il cibo portato dalla marea. Uno alla volta, i tentacoli vengono succhiati e ripuliti, per poi tornare al loro lavoro. Ma al minimo segno di pericolo, l'Oluturia è pronta a nascondersi. Pochissime creature sono a loro agio nel fango come questi molluschi. Costituiti da un guscio, uno stomaco, un piede e organi riproduttivi, i molluschi sono fra gli organismi più numerosi di questi fondali. Niente male per una creatura priva di cervello. Non avere cervello costituisce un vantaggio per loro. Sono incuranti dei pericoli e vivono tranquilli, immobilizzati nel fango. Un invito per qualunque creatura in grado di rompere il loro resistente guscio, come queste razze affamate. Con le sue robuste pinne e il suo strano muso, la razza è una vera campionessa nella caccia ai molluschi. Quando la primavera riscalda le acque paludose, le razze si spostano dove la caccia al mollusco è più facile. Durante la caccia, le razze sono spesso accompagnate. Questo giovane cobia non è in grado di rompere o scalfire il guscio dei molluschi e allora resta vicino alle razze cercando di rubare qualcosa. Sto adatto per un pesce palla, ma le sue 6 zampe adunche lo aiutano a fuggire. Un minuscolo baliste sembra più determinato.
giovane pesce istrice striato segue le sue particolari regole. Più lento e meno agile degli altri predatori, ha degli occhi enormi che gli consentono di individuare le prede nelle acque torbide, mentre una sorta di propulsione a getto lo aiuta a nuotare nella corrente. Cacciatore, agire furtivamente può essere importante quanto la velocità. La lunga coda muscolosa aiuta questo insolito predatore a restare immobile. La strana forma di questo pesce e la sua calma lo aiutano a mimetizzarsi agli occhi degli incauti gamberetti. I cavallucci marini rigati sono numerosissimi negli ondeggianti campi di alghe, come i loro parenti più prossimi, i pesci ago. Lunghi e flessuosi, i pesci ago sono simili all'erba dove si nascondono. Il travestimento e l'inganno trasformano l'acqua in una mortale galleria degli specchi. Una giovane sogliola scivola non vista, come fosse sabbia. Ma su queste terre umide non ci sono mandrie di bisonti o di antilopi che divorano l'erba. Prima che la spartina si trasformi in cibo per gli abitanti della palude, i suoi steli devono essere abbattuti durante i tristi giorni autunnali e invernali. Il periodo più duro per le coste, le isole e le paludi salmastre è quando gli uragani e i venti del nord-est si abbattono su di loro. Anno dopo anno, i terribili temporali sconvolgono e devastano spiaggia, dune e anche le isole stesse. Questa è l'erosione ed è una forma di distruzione. Per milioni di anni, le strisce di sabbia e le paludi stesse si sono spostate continuamente a est e a ovest, seguendo le variazioni del livello del mare. Le isole non vengono erose, ma si spostano, malgrado si cerchi di proteggerle. Si sono spesi milioni per cercare di civilizzare, regolare e stabilizzare queste isole. Sono state dragate e drenate più di un terzo delle paludi salmastre, cercando di trasformarle in terre e canali utili all'uomo. Il confine fra mare e terra è una calamita per gli esseri umani, per le creature della costa e delle paludi salmastre. L'uomo è stato sempre attratto dalle spiagge e subisce il fascino del sole, della luna e delle maree. Tuttavia, in questo mondo misterioso e mutevole, gli uomini possono essere solo dei visitatori. Questi luoghi non potranno mai essere soggiogati dall'uomo. Sono di proprietà di altri esseri. Spetta quindi a noi comprendere il loro mondo e la particolarità delle loro vite. Le vite di queste fantastiche creature delle paludi.
Per colazione, una specialità della palude. Granchi freschi coperti da muco per facilitare i piccoli. Quando la marea comincia inesorabilmente a salire, le uche portano nelle tane palle di fango. Uno spuntino nell'attesa che la marea salga? O solo un tappo per la porta d'ingresso? Nella fretta, alcuni granchi non trovano più la strada per la loro tana, un errore potenzialmente mortale. Un'uca fortunata trova una tana vuota, ma i suoi guai non sono ancora finiti. Deve aspettare una corrente d'aria prima di potersi immergere ed essere al sicuro. Mentre la marea sale, le ostriche si aprono e cominciano a mangiare. Per una beccaccia di mare, questo è il momento migliore. Su un'altura sabbiosa nelle vicinanze, un uccello maschio cerca le tracce dei suoi piccoli. Una loro particolarità è spingere i piccoli fuori dal nido subito dopo la nascita. Le lunghe zampe offrono la possibilità di raggiungere dei luoghi alti, al riparo dalla marea. Affamati, i più giovani sono sempre pronti a agguantare i molluschi in arrivo, consapevoli del fatto che anche i loro piccoli hanno le zampe lunghe. Una giovane sogliola scivola non vista, come fosse sabbia. Essere piatti ha la sua importanza, sia che si tratti di pesci orizzontali che verticali. Estremamente sottili, con enormi occhi sporgenti, i pesci piatto sono molto particolari e le loro vittime riescono raramente a cavarsela. Fendono le acque come coltelli di vetro e attaccano a grande velocità. La caccia è finita prima ancora che la preda si sia accorta di niente. Resasi conto del pericolo appena in tempo, una fortunata gambusia si nasconde dietro l'erba fin quando riuscirà a trovare una via di scampo. Ma un altro paio di occhi osservano di nascosto. Un pesce lucertola si nasconde sotto la sabbia fino a che un pesce ignaro del pericolo gli passa sopra. Un pesce prete utilizza la sua strategia fino all'estremo.
Trascorre infatti tutta la vita nascosto sotto la sabbia, un'enorme bocca che aspetta solo di mangiare. Per un pesce, restare in superficie potrebbe sembrare una cosa saggia, ma nessun luogo è veramente sicuro. I nidi di sterne della colonia di Forster, sopravvissuti alla marea, sono adesso pieni di cuccioli molto esigenti. Se ignaro del pericolo, gli passa sopra. Un pesce prete utilizza la sua strategia fino all'estremo. Trascorre infatti tutta la vita nascosto sotto la sabbia, un'enorme bocca che aspetta solo di mangiare. Per un pesce, restare in superficie potrebbe sembrare una cosa saggia, ma nessun luogo è veramente sicuro. I nidi di sterne della colonia di Forster, sopravvissuti alla marea, sono adesso pieni di cuccioli molto esigenti. Nella colonia di sterne reali, i piccoli vivono in una specie di nido di infanzia. Uccelli guardiani restano a sorvegliarli mentre i genitori sono a pesca. Persino nella confusione della colonia, ogni piccolo riconosce il verso dei genitori. E i genitori riconoscono i propri piccoli tra quelli che popolano il nido. Riescono così a infilare velocemente il pesce nel becco, evitando che qualcuno lo rubi. Nella colonia, però, ci sono anche delle sterne che non hanno una famiglia e vagano mostrando le loro prede ai piccoli e ai loro genitori. Spesso tutto ciò genera battaglie e furti di pesce. Una bavosa striata, al sicuro dentro un guscio di ostrica, sfrutta con sapienza il travestimento e il colore. Un pesce padella, che deve il suo nome alla testa tonda e piatta, si attacca alla barriera grazie a un grosso disco aspirante posto sulla pancia. Questo pesce padella maschio fa la guardia al nido in cui sono state deposte le uova. Quando saranno pronte per schiudersi, il padre le scuoterà vigorosamente con la coda per aiutare i piccoli a tirare fuori la grossa testa.
Una volta fuori del nido, questi minuscoli pesci, poco più grandi di un punto, restano soli in balia della corrente come plancton. Altri strani animali nascono in questo regno sottomarino. Lumache grandi quanto una palla da gioco, con un guscio interno. Sono le aplisie e cercano un posto dove ancorare le proprie uova. Pur essendo animali ermafroditi, dotati di organi sessuali sia maschili che femminili, le aplisie cercano un compagno. In una sola stagione, un'aplisia può deporre 1 milione di uova. Dopo qualche giorno, le larve cominciano ad agitarsi nel loro uovo. Una creatura priva di cervello. Non avere cervello costituisce un vantaggio per loro. Sono incuranti dei pericoli e vivono tranquilli, immobilizzati nel fango. Un invito per qualunque creatura in grado di rompere il loro resistente guscio, come queste razze affamate. Con le sue robuste pinne e il suo strano muso, la razza è una vera campionessa nella caccia ai molluschi. Quando la primavera riscalda le acque paludose, le razze si spostano dove la caccia al mollusco è più facile. Durante la caccia, le razze sono spesso accompagnate. Questo giovane covia non è in grado di rompere o scalfire il guscio dei molluschi e allora resta vicino alle razze cercando di rubare qualcosa. Avendo avvistato un altro potenziale pasto, il cobia affianca la razza. Appena trovato un mollusco, la razza con un morso rompe il guscio ed espelle i pezzi attraverso le branchie. Vivere vicino alle razze è una garanzia. Il cobia, da adulto, tornerà al mare e raggiungerà anche 1,80 m di lunghezza. Un'altra razza.